Il Lomi Filippino di Batangas, Lomi Batangas Regular. Poi c'è lo special che è dentro più cose. Pasto completo, c'è dentro erba cipollina, fegato di maiale, il kikiam, che è questo qua, che non so come cazzo lo fanno, ma è buonissimo, croccante. Poi c'è dentro l'aglio fritto, croccante. In più la salsina, salsa di soia, peperoncino e cipolla, che ehi, fai bravo, c'è il gatto qua che mi salta addosso che ha fame, che la prendi la salsina e la versi nel punto dove tiri sulla pasta con la cipolla, la versi lì nel punto, poi poi cucchiaio sulla pasta, la giri, è una specie di zuppetta super saporita, c'è anche l'uovo, uovo alla cocca. In più c'è questo che è il, è tipo i ciccioli, ma qua si chiama in un'altra maniera, è fatto in una maniera diversa, è più schiumoso ed è buonissimo, si chiama cicerone questo, cicerone. Non avete idea. L'erba cipollina, fegato di maiale, un pasto completo, abbondante, eh? È abbondante, fai fatica a finirlo. Acqua naturale fresca compresa, non paghi il cazzo, tutto oggi che ne parlo non mi viene in mente mai, non paghi il posto a sedere, questo l'autopasto saporito molto buono. Mi costa la bellezza di 50 peso, che sono circa, dipende dal cambio, 70, 79, 79 centesimi di euro. Quindi qua, tu, con meno di un euro vai al ristorante, ti siedi, mangi una bella ciotolona col brodo, buonissimo, non vi dico che figata che è, l'erba cipollina poi spacca. Oggi ne hanno fatto molto liquido, di solito, oggi è molto liquido, di solito molto più colloso, molto più, ci mettono dentro la fecola di patate, le zema, come cazzo si chiama, per renderlo un po' più colloso, dipende dallo chef, dal cuoco, oggi si vede che c'è un altro, comunque qua dove vengo io è il migliore. Qua nella zona io li ho mangiati tutti,
in un raggio di 10 km da qua io ho assaggiato tutti i tipi di lomi che fanno dal ristorante al chioschetto per la strada. Questo, che vengo sempre io, di là c'è il mare, di là c'è il mare, e di là c'è casa mia, è in mezzo tra il mare e casa mia, qua ci sono le risaie, spazi aperti, mi piace perché è molto ventilato, sta bene. E vi dirò, è quello che mi costa di meno ed è dove lo fanno meglio, è più buono. Il più buono che mai mangiato è qua. Ecco perché torno sempre qua perché è vicino a casa, costa poco, direi un cazzo, mangi bene e spendi niente. Adesso aspetta, prendo qua tutta la cipolla, tutta la salsa di soia, il peperoncino no, lo lascio lì, no, un pezzettino lo butto dentro, due pezzi di peperoncino, li schiaffo dentro. A me piace il peperoncino, ne vado matto, ma si butto tutto dentro, tutto il peperoncino, tutto, non ti se ne frega. E adesso piano piano mi bevo tutto il brodo, che dentro ci sono pezzi di carne, pezzi di cazzi mazzi, il misto, diciamo, ecco. La pasta l'ho mangiata tutta, adesso rimane il brodino che è una favola, te lo finisci tutto sto brodino. Ti pettina lo stomaco, guarda il peperoncino, guarda. Questo non è come il peperoncino italiano, eh. Questo è l'inferno, questo è il diavolo. Buonissimo. Questo è il vero lomi Batangas. Solo qua lo puoi mangiare così. Puoi andarlo a mangiare in varie località turistiche. Ma non è questo. Decisamente non ha lo stesso sapore. Non ha gli stessi ingredienti. In località turistica lo paghi 20 volte di più e fa schifo. Ve lo dico perché l'ho fatto quando ero turista. Ora che vivo qua vi posso dire che il vero nomi lo puoi mangiare solo qua, solo in provincia di Batangas. Tutto quello che mangi da un'altra parte difficilmente sarà buono così, a meno che non è gente che da qua è andata di là a fare business e cucina e allora ha portato la vera ricetta da un'altra parte. Ma io ne ho mangiati 10.000 di lomi, è uno dei miei piatti preferiti, se non il mio preferito. Costa poco, mangi bene, ti riempi la pancia, c'è anche il brodino alla fine che ti fa carburare bene. È il piatto che consiglio a chi viene nelle Filippine in vacanza, chiaramente qua in zona o
beh, provate, magari vi va di lusso che il cuoco è della zona di qua, se no farà un po' schifo, come mi è successo a me, in località turistica molto expensive, molto costosa, che al giorno 200-300 euro al giorno, solo così, per niente di speciale, mangiare e dormire, anni fa. Va bene, per questo è tutto, adesso mi finisco il brodino. Power Robby, Filippine, gnammi, gnammi, viva il Lomi. Lomi Batangas.